Con la lezione di questa settimana continuiamo a studiare le profezie, non semplici ma appassionanti, che ci portano a osservare gli eventi storici e a cercare di capire il messaggio di Dio. Infatti, la profezia del capitolo 8, per il tempo della fine, come dice il versetto 19, è quindi una profezia che ci riguarda da vicino. Vi consiglio con tutto il cuore di studiare con impegno la lezione di questa settimana. Avevate già notato che al capitolo 8 vi sono animali come il montone, il capro, che fanno parte della realtà del santuario israelitico. Troverete descritte anche le azioni del piccolo corno che dissacrano e abbattono il santuario, che è al centro di questo capitolo 8 di Daniele, e bisogna aspettare 2300 giorni, poi il santuario sarà purificato, come è scritto al versetto 14. Il santuario e la purificazione sono concetti che rimangono a una festa ebraica, lo Yom Kippur, il giorno delle espiazioni, in cui appunto il santuario israelita veniva purificato. Che cosa accadeva in quel giorno? Cosa significa tutto questo per noi? Approfondiamolo attraverso lo studio quotidiano, cercando anche di ricordare che questa profezia ci incoraggia di fronte alle difficoltà e ci invita a guardare a quel Dio che non ha dimenticato le sue creature né il suo santuario, ma ha già iniziato a purificarlo con vari atti di giudizio e liberazione, e porterà a termine la sua opera con il suo ritorno e la nuova creazione. Se desideri che anche la tua vita sia più leale a Dio, parla con Lui in preghiera di quei peccati che ancora ti impediscono di lasciarti guidare dal Signore che ti ama. Buono studio e buona preghiera.